Benvenuti a CASA CALLAS su Classic Stage TV, sono le 15.30 di giovedì 23 dicembre. Grazie a tutti i followers che ci seguono dal sito e dalle piattaforme social. Partiamo naturalmente con un pensiero per la Divina, la musa ispiratrice del nostro salotto. Nel dicembre 1949 Maria cantava Nabucco al San Carlo di Napoli, un bacio. Ma la notizia del mese è che la leggenda delle cosiddette opere maledette non si smentisce mai. Alcune recentissime grandi prime ce lo confermano, oppure no? Sciogliamo il dubbio nel nostro salotto con il nostro team di ospiti di oggi. Innanzitutto i nostri esperti, la famosissima coppia del bel canto, il mezzo soprano Sara Punga e il tenore Stefano Secco. Benvenuti! Ciao! Ciao a tutti! Ciao. Grazie, esperti, ma grazie. Ce ne sono tanti nel mondo! Siamo in collegamento tra Italia e Svizzera, voi siete lì per un importante motivo. Io so un nuovo disco dopo il grande successo del vostro ultimo singolo intitolato Miraggio, prodotto da Tilt e distribuito da Sony Music. Bravi! Grazie, hai detto tutto tu. Hai detto tutto tu. Abbiamo... Noi volevamo ringraziare anche l'associazione svizzera RASM Ticino che ci ha offerto gli studi in cui da cui stiamo trasmettendo. E proprio di ora la notizia in cui siamo risultati al primo posto con il nostro Miraggio, che è uscito a novembre, al primo posto della classifica della Tilt Music. Questa settimana siamo al primo posto e abbiamo totalizzato quanti? Quasi più di 30.000 streams, per cui... ci producono per un altro singolo due. Verrà... Forse una notizia importante che non si può dire perché siamo scaramantici, siamo un po' scaramantici. Come... Assolutamente, assolutamente, bravissimi. Speriamo di avere, come è stato per il Crossover Duets, che è stato il CD che abbiamo inciso e completamente prodotto durante la pandemia da questi stessi studi, speriamo di avere la stessa fortuna perché è arrivato a più di 1 milione di streams. Perfetto. Incredibile, fantastico. Ecco, entriamo subito nel vivo con l'argomento di oggi, le opere maledette, che cosa sono e perché sono definite così. È un tema davvero intrigante che vogliamo approfondire con voi e con i nostri ospiti di oggi che sono molto importanti. Andrea Merli, critico musicale e regista di opere liriche, benvenuto. Ciao Andrea. Ci senti bene? Ciao, ciao Stefano, ciao. Ciao. Ecco, e poi una famosa bacchetta, il direttore d'orchestra Antonello Allemandi, benvenuto direttore a CASA CALLAS. Grazie dell'invito. Ciao. Ecco, Andrea Merli, lei è reduce del grande successo della Vedova Allegra al Teatro di Cagliari, complimentissimi, ci dica qualcosa questa sua esperienza, mentre magari la regia manda qualche immagine. Nel frattempo manda qualche immagine. Come diceva Andrea Merli, è il teatro di Sassari, che però siamo vicino a Cagliari. Sì, di Sassari, ecco, sbagliato subito. Andrea, com'è stata questa opera? Allora, innanzitutto è un allestimento che riprende una regia che abbiamo fatto nel 18 a Novara e portato a Savona e poi a Modena, ed è un plurale perché io firmo le regie assieme a Renato Bonaiuto. In quanto ciao, io Renato, mi occupo... ciao Renato, ti salutiamo. In quanto io mi occupo specificamente della drammaturgia, e infatti vi confido quello che farò da grande, cioè sostanzialmente voglio pian pianino abbandonare il mondo della critica musicale, di cui onestamente mi sono anche stancato, per dedicarmi quasi esclusivamente a fare drammaturgie, e confesso anche che sono al mio quarto libretto d'opera. Uno starà per essere messo in musica proprio all'Accademia di Novara, e ho anche adattato una prima sarsuela in un atto all'italiano. Anche questa dovrebbe andare in scena al Coccia di Novara nel 2022, quindi tra poco. Ecco, questo ho già sbandierato e mi sono fatto autopubblicità. Ecco, adesso un bellissimo bravo progetto che sentiamo il direttore Allemandi, che lei è fresco di tanti applausi al podio, vero? È recentissimo, è dell'inizio del mese, per me è un'esperienza fatta proprio al Coccia di Novara con un'operazione molto, molto particolare, che è stata con Joël et Dix, quindi è stato un misto di teatro e musica, e dato che sono i 700 anni appunto di Dante, è stato preso
il primo sonetto della Vita Nova di Dante, e in cui diventa sogna Beatrice, che ha in mano il cuore suo e lo pasce, cioè lo manda. E questo è il primo sonetto di Dante, e su questo è stata scritta la musica a sei mani da tre compositori e tre librettisti, diciamo, hanno risposto a questo sonetto, perché a sua volta, essendo molto criptico questo sonetto di Dante, aveva avuto delle risposte anche fino ad Annunzio, ma anche da Cavalcanti, andando indietro nelle epoche, e quindi è venuta fuori un'operazione molto interessante di teatro-musica, quindi con musica, diciamo, nuova, scritta da questi tre compositori, e però in uno spettacolo di un'ora e un quarto, in cui il filo conduttore era Joël Dix, che ho conosciuto in questa occasione, e quindi appunto esperienze anche diverse da quello che è la normale routine in senso buono dell'opera. Sì, sì, sì. Un grandissimo successo di pubblico e di critica, abbiamo visto anche i giornali del Piemonte, ecco, ma non sempre il successo arride alle cose nuove o alle cose vecchie, come vedremo oggi a proposito di opere maledette. Sara Punga, ci racconti oggi che cosa sono queste opere maledette e cosa ne pensano i cantanti. Guarda, c'è già abbiamo il cane, già un disturbatore, quindi già solo parlando di queste opere c'è una nur particolare. Vai, introduci non, tu che gli vado a dire due parole al cane. Due paroline a Ciccio, che non si chiama Otto, come si chiama Ciccio, si chiama Ciccio, ma è già conosciuto Ciccio. Da Andrea Merli, lo conosce già, insomma, era stato già mascotte. Io sono Rosina e voi avete Ciccio. Esatto, lui ha Rosino, che è un gatto meraviglioso, e noi abbiamo Ciccio. Le opere maledette, vabbè, ma si fa scherzosamente, cioè ci sono degli aneddoti praticamente che gli hanno dato questo tipo di definizione, così. Questo tipo di fama, ecco, ma, diciamo Macbeth, oppure come ci ricordava il maestro Allemandi, La forza del fato, oppure anche il giro di, non si può dire, ma... Attenzione alle opere che non si possono pronunciare, poi come faremo? Ci teniamo, diciamo, Giuseppe Verdi aveva comunque questa ossessione, e anche, vabbè, un uomo del suo tempo, quindi chiaramente credo che avesse anche in qualche modo, mi guarda Stefano, in qualche modo fosse ossessionato dal tema della vendetta, perché lui litigando, si narra, ecco, sembra una leggenda, ma non lo è, litigando col parroco del suo paese, lui gli ha lanciato una maledizione e lui ha ricevuto un fulmine che, non so, sarà stato un caso, ma è stato un po' seccato, ecco, da questa cosa. Quindi da lì questo tema nelle opere di Verdi, sì, della maledizione, quindi anche di questo tipo di sortileggi. Se vogliamo partire proprio da Shakespeare, ecco, dicevano che addirittura Shakespeare stesso si fosse ispirato a un vero sortileggio per, sì, scrivere la canzone delle tre streghe, quindi questo già portava un qualcosa. Sì, perché i veri protagonisti, diciamo, del Macbeth sono un protagonista e il coro delle streghe, e poi ci sono appunto Macbeth e Lady Macbeth, che sono comunque i protagonisti insieme al coro delle streghe, quindi loro avevano utilizzato le streghe, delle streghe veramente. E un'altra leggenda diceva che appunto si fossero ispirati addirittura delle streghe vere e avessero chiamato queste streghe vere in palcoscenico, quindi sarebbe stato leggende. per ovviare al problema, praticamente non chiamavano, non dicevano Macbeth, ma lo chiamavano il dramma scozzese, oppure Macb, oppure Macbee. Allora, quindi... ecco, per non creare danni. Attenzione a non chiamarlo Mac, sennò la gente pensa... No, ecco. Esatto. Poi per quanto riguardava... C'è anche un'opera francese. Ecco, sentiamo Andrea. Ricordatevi che ci sono anche i famosi conte, che non continuo a dire. Non dire. Di Offenbach, che sono anche quelli portatori di Scalogna. E devo confessare, io non ci credevo, ma proprio a Bilbao una mia cara amica venne per sentire una recita, e il giorno era un sabato della recita allo Sheraton di Bilbao,
inciampò nella sala della prima colazione e si ruppe la testa del femore. Sì, quindi un po' di rogna quest'opera effettivamente l'ha portata, almeno a noi. Ma infatti noi abbiamo qui, Allemandi, abbiamo qui dietro i cornetti, dei cornetti così. Certo. Ecco. Ma io non sono superstizioso perché porta male, come diceva qualcuno. Esatto. Con ovvia risata. Ma la cosa che è particolare è che c'è un direttore famoso che è morto a Vienna dopo aver diretto Barbiere di Siviglia e nessuno ha pensato che portasse male. C'è il famoso Mitropoulos che è morto sul podio della Scala con una sinfonia di Mahler, durante una sinfonia di Mahler, e nessuno pensa che quella musica porti male. Per quanto mi riguarda, io sono scampato a una situazione abbastanza particolare, cerco di fare un riassunto visti i tempi tecnici. Sappiamo tutti che Sinopoli è morto sul podio della Deutsche Oper di Berlino dirigendo l'Aida. E questa è una cosa nota, eccetera. Cos'è successo? Che The Show Must Go On, e la seconda recita, lui aveva credo 53 anni, 52, 53 anni, la seconda recita la diresse Viotti. E Viotti un anno dopo è mancato anche lui, in un'età anche lui simile, tipo 52-53 anni. Quindi una situazione molto, molto particolare. Il terzo, un'altra produzione di Aida, cioè non la stessa, un'altra produzione di Aida, io ho fatto una ripresa, cioè una Wiederaufnahme, come si chiama in Germania, quindi sono arrivato a dirigere. E vi confesso che essere su quel podio, dirigendo Aida durante il terzo atto, perché Sinopoli era mancato durante le foreste imbalsamate, e essere lì sul podio a dirigere, sullo stesso podio a dirigere la stessa opera con due predecessori che erano mancati nel giro di un anno, tutti e due, devo dire che la mano sinistra era, diciamo, non era espressiva, ma mentre nella destra aveva la bacchetta, la mano sinistra era in tasca, ecco, si può dire, per esorcizzare, diciamo. Se muoio adesso non succede nulla, perché è successo 10 anni fa, quindi voglio dire, non possiamo incolpare questa cosa, ormai l'ho scampata, ecco, non potrebbe più essere per quel motivo. Però voi personalmente... Voi personalmente vi è capitato di lavorare in qualcuna di queste opere maledette? Sì, certo. Sì. Però, per quanto riguarda il Macbeth, a me ha portato solo fortuna. Anche perché, a me. Diciamo, sono riuscito a cantarlo all'Opera Bastille, alla Scala, sempre con produzioni molto moderne, anche Venezia, anche. Volendo discutibili, anche Venezia. Però, come sappiamo, Macduff, che è il ruolo appunto affidato al tenore, è un ruolo fortunato, perché è un ruolo, il personaggio è positivo e a cui viene affidata questa romanza che tutti conoscono, che ha un bel cantabile, proprio quando si parte alla paterna mano, ecco, e tutto questo. Sembra un tenore. Sembra un tenore? No, volevo dire che già questo, diciamo, essendo positivo il personaggio nella storia, che è molto tragica, predispone già il pubblico in un certo modo. Ci sono queste opere di Verdi dove c'è qualcuno che non appartiene proprio al titolo dell'opera, ma in quel caso è miracolato perché viene già elevato. Poi, e quindi... Noi vogliamo sapere se ci sono dei punti di alcune opere sui quali bisogna stare attenti, in che punto, non so, di quell'opera lì bisogna stare attenti, perché c'è un punto dove si parla di sfortuna. Guarda, io dico subito... Mi è venuto in mente, sì. Mi è venuto in mente, ad esempio, nell'aria del tenore, giusto, della forza del fatto, che non diciamo la potenza del fatto... Ecco, c'è questa dice legge. Dalla mortal... Iattura. Oppure anche prima, nella prima stesura, nel primo libretto, l'aria O tu che insieme agli angeli, il tenore non cantava fu vana impresa, ma cantava fallì l'impresa. E quindi anche le imprese teatrali
in quel momento, nell'Ottocento, erano messe un po' male, per cui è stata legata questa cosa di fallire l'impresa a quella al frase. Fatto che il libretto fosse... Vorrei sentire il librettista Andrea Merli cosa ne pensa della questo incubo del post, no? Una volta che l'ho riuscita, se qualcuno ci appiccica sopra queste etichette terribili. Ma io di potenze del fatto ne ho viste tantissime, una recentemente anche a Graz con una regia assurda, ma vabbè, questo purtroppo è un altro capitolo. Ma quello che voglio dire è che effettivamente queste superstizioni fanno parte anche del gioco teatrale, no? Perché comunque ci piace crogiolarci in questo tipo di aneddoti e di cose, ma in effetti, come diceva prima il maestro Allemandi, la Ida nessuno si sognerebbe di dire che porta sfiga, tanto per adoperare un termine francese, ed è un'opera meravigliosa. E purtroppo si è avuto il caso che lì ci sono mancati due grandi direttori, ma è successo anche a dei cantanti, per esempio Richard Tucker è morto in palcoscenico, Robert Merrill mi pare pure lui, quindi sono tutti cantanti che per vari motivi, ovviamente di salute e non per l'opera, hanno avuto questo infarto, questo mancamento, ma onestamente non si può dire che una musica sia una musica meno grave, assolutamente no, tantomeno la musica del padre della patria, Giuseppe Verdi, che è una musica sempre, io dico sempre un'altra espressione molto popolare, che di Verdi come di Puccini non si butta via niente, come col maiale, cioè è veramente un compositore dove si apprezzano anche le cosiddette opere minori, perché c'è sempre un momento di grande intensità e di grande melodia e di grande ispirazione. Certo, i veri appassionati di lirica sapevano queste cose, ma noi non le sappiamo tutte quante. Ecco, il direttore Allemandi prima ci stava rivelando qualche altro segreto su queste opere insidiose e anche sulla la posizione dei cantanti. Ecco, poi parleremo del linguaggio musicale invece. Ma su Macbeth io l'ho affrontato solo 3 volte, quindi 3 produzioni. A Dresda è stata l'ultima volta con... naturalmente un'orchestra meravigliosa, perché è Dresda, ma con cantanti magari meno interessanti, e invece andando indietro negli anni 90, così anche con Brusone al Palau della Musica di Valencia, e per esempio con la Zampieri a Bilbao, questo nel 94, che è stata la prima volta che ho diretto l'opera. C'è da dire, prima è stato citato, Stefano ha citato il dramma scozzese. Ricordiamoci che serviva questa ambientazione lontana, perché la prima versione del Macbeth è del 47 e la seconda è del 65. E quindi i famosi moti del 48 erano veramente nell'aria, quindi come sempre faceva Verdi quando doveva allontanare il soggetto, allontanare l'epoca per parlare di temi recenti. Se ho un minuto vorrei raccontare, io ho abitato a Parma 30 anni, anche se sono di Milano e ho studiato a Milano, e c'è l'episodio che penso che voi conosciate, però cerco di essere rapido, dell'inaugurazione dell'aeroporto Verdi, lo sapete cos'è successo? Cerco di essere sintetico. Allora, inaugurano l'aeroporto Verdi, si rendono conto alla sera che non c'è nessuno che fa musica, e chiamano il basso Federici, che era lì a Parma, e gli dicono: senti, canta un'aria, perché non si può inaugurare l'aeroporto a Parma intitolato a Verdi senza fare della musica. Il basso Federici si presenta, non so se con una tastiera, quello che è, e si mette a cantare l'aria del basso, che comincia così: come dal ciel precipita. Ora, come dal ciel precipita per l'inaugurazione dell'aeroporto Verdi, cioè quando si dice che la realtà supera ogni fantasia e ogni sceneggiatura, questa è la conferma, perché ovviamente tutti si sono guardati con ma sarà il boato di riso o la gesta di sconforto? Ma non lo so, credo veramente con dei gesti... Va bene. I musicisti è una storia che sappiamo, immagino che la sapeste, appunto, sia Merli, sia Sara e sia Secco. Però è veramente particolare.
Ecco, ma qua, ci sono nella musica di queste opere delle allusioni a magari anche degli artisti o filosofi, o dei personaggi scomodi, oppure no? Prego, prego, Andrea. Questo... Antonello. No, io ritengo che personaggi scomodi possono essere per gli interpreti, perché ovviamente ci sono dei ruoli molto difficili, molto scoperti. Per esempio, parlando del Macbeth, la protagonista Lady, che non gode nemmeno di un nome, perché il protagonista ha un cognome quantomeno, ma la Lady rimane tale, non è nemmeno nominata. Ma questo anche rientra nella psicologia di Shakespeare, perché in realtà il rapporto tra uomo e donna all'epoca era tale per cui la donna aveva comunque un ruolo secondario e quindi non viene proprio nominata nemmeno nell'opera shakespeariana. Ebbene, nella famosa scena del sonnambulismo lei dovrebbe finire la sua aria con un re sovracuto in pianissimo, che è una nota che è chiesta a un soprano drammatico o drammatico d'agilità in quel momento. A fine opera è un'impresa molto ardua, quindi se c'è un problema è un problema vocale nelle opere, è un problema per l'interprete poter esaudire la volontà del compositore. Mi riferisco anche per esempio all'Aida, i famosi cieli azzurri, scusatemi, dove c'è un do tenuto in pianissimo, o il celeste Aida, dove il sì del tenore finale dovrebbe essere smorzato. Peraltro sottolineo come fa Stefano Secco in una recente... Hai visto? Una recente editazione che ho molto apprezzato perché è stato bravissimo. Bene, bene, bene. Farmi arrossire. Dai, che è diventato rosso, mi fai diventare rosso il tenore, dai. Così. È il riflesso della tua giacca, il riflesso della tua giacca. No, non è vero, non è vero. Volevo aggiungere che certe volte, in certi casi, comunque un ruolo affrontato anche dal mezzo soprano, la Lady Macbeth. Io stesso ho affrontato la Lady Macbeth, purtroppo solo una volta, ma comunque ho affrontato la Lady Macbeth. Quindi a volte ci sono anche dei mezzi soprani che si trovano bene in questo tipo di ruolo. Nella storia dell'interpretazione di questo ruolo io ho sentito addirittura la Grace Danbury, la mia prima Lady, parlo del 68 al Teatro del Liceo, che prese una clamorosa stecca nel recitativo d'entrata, ma poi cantò divinamente, e poi soprattutto la Verret alla Scala. Ricordiamo che anche la Cossotto l'ha inciso, quindi è un ruolo frequentato assolutamente da soprani drammatici oppure da mezzosoprani acuti, evidentemente. Esatto, ricordiamo anche la versione storica della Callas del 52 con Victor De Sabata. Sì, meravigliosa Callas. Ecco, adesso una domanda per il direttore Allemandi. Ci sono dei passaggi in queste opere maledette che sono stati cambiati nel tempo e per qualche motivo? Per passaggi non so, sicuramente il Macbeth è un'opera molto particolare, un'opera molto sperimentale, è un'opera che, essendo del 47, è antecedente alla trilogia popolare, ovviamente, ma viene ripresa poi nel 65. E quindi è un'opera con degli stili molto differenti, che però magicamente, come fa sempre Verdi, riescono a coesistere, e quindi c'è uno stile da primo Verdi, da Verdi antecedente a Traviata, Trovatore, Rigoletto, con uno stile già maturo di vent'anni dopo. Quindi la magia di Verdi è questa, cioè riuscire a integrare. Mi è capitato, ho sempre diretto, diciamo, la versione 65, però la prima volta a Bilbao c'era Gavanelli che voleva fare appunto la sua cabaletta nel secondo atto, mi pare, eccetera. Per cui naturalmente toglie spazio alla Lady. La Lady, diciamo, nel 65 ha acquistato ancora più importanza rispetto alla prima versione, in cui c'era aria e cabaletta del baritono, e che quindi, anziché il duetto, quindi ecco, ci sono stati dei cambiamenti. Però ripeto, la genialità di Verdi è proprio questa, di riuscire a integrare tutto, ogni opera, quando si parla del colore di ogni opera che ha un colore proprio, eccetera, è assolutamente vero. E lui poi chiede proprio una voce particolare, non bella tra virgolette, per questo ruolo. E io
senza far nomi ma facendo cognomi, ho avuto la fortuna di farla la prima volta con Mara Zampieri, che sicuramente aveva una voce particolare, diciamo, no? Grande artista, ma una voce particolare e non, diciamo, non è famosa per la bellezza della voce come altre interpreti, insomma, ma per altri motivi. Quindi sicuramente andava bene in questo, andava molto bene in questo ruolo. A proposito di colore, parliamo di quello che, visto che voi siete tutti o sulla scena o nel backstage, quello che dobbiamo fare noi, ecco, quali sono, facciamo una pillola facial, quali sono i colori che non si devono mai indossare a teatro, in particolare per le opere maledette, per il pubblico biasimo? Domanda un po' per tutti. Beh, guarda. I colori, iniziamo con la Francia. Vuoi iniziare con la Francia? Cominciano le signore. Allora, no, io inizio con l'Italia, perché in Italia non si dovrebbe portare il viola in teatro. Non si dovrebbe portare, perché è legato al periodo di Quaresima, in cui ci sono tutti i paramenti nelle chiese, anche di chi dà messa, che appunto sono viola, ed è un periodo in cui appunto c'era appunto poca ricchezza, e per cui è legato al fatto che comunque per gli spettacoli, diciamo, no, era proprio sottesa l'attività teatrale. Come aspetta che non ti sento. Era in periodo di Quaresima, sì? L'attività teatrale era sospesa. Esatto, è quello che stavo quello che in Italia però, infatti, per cui era un periodo di magra, per cui non portava bene portare appunto il viola. Invece la Francia? Dico velocemente, la Francia ha il verde, che invece è un colore che noi amiamo, che si dice che è considerato sfortunatissimo proprio dopo che Molière, penso, morì nel suo costume verde. Interpretando un malato immaginario. Quindi per favore non mettete il verde in Francia, perché in Inghilterra invece... Spagna è il giallo. Ah sì, sì, dico subito. In Inghilterra il blu invece, praticamente era un colore. Sono molto interessanti queste indicazioni coloristiche per le signore. Attenzione, dateci poi i vostri commenti. In Inghilterra il blu perché piaceva molto al pubblico, però le stoffe costavano veramente tanto. Sì. E le produzioni fallivano. Stavi dicendo, ecco. Andrea, il giallo in Spagna? Sì, il giallo, però io mi ricordo che, ignaro di questo fatto, in una recita in luglio del Werther al Liceo con Alfredo Kraus, indossai all'epoca una bellissima giacca, un giallo canarino, ecco, estiva, e la Rosi, la moglie di Alfredo, quando entrò in camerino, disse: ma sei venuta in giallo? E Alfredo disse: ma va là, stai zitta, sono tutte superstizioni, una giacca bellissima. Quindi ho avuto l'approvazione di Alfredo Kraus. Bene, invece a me è capitato durante una produzione di cavalleria, in cui la mia collega soprano ha visto alla prima una signora molto ben vestita, ma aveva un vestito viola, in prima fila, e ha chiesto di farla spostare, perché sennò lei non sarebbe uscita a cantare. Quindi veramente fantastico questo, quindi attenzione tu, che amici napoletana. Antonello. Ma ai colori non ne ho. A me l'unica cosa che dà fastidio è sentire verdi con un colore orchestrale troppo trasparente, soprattutto in opere come Macbeth. Cioè, ci sono alcune opere come Don Carlo in cui il colore scuro, parlo di colore non appunto che porta sfortuna, ma il colore orchestrale. Il colore scuro è molto importante in alcune opere di Verdi, e alcune volte, diciamo, la tendenza degli ultimi 20 anni o 30 anni, che è stata di alleggerire innanzitutto tutto, a causa, io non ho un grande amore per il barocco, nel senso che ho un grande amore per ascoltarlo, ma non per farlo in prima persona, perché lo rovinerei e non è cosa mia. E però questo grande fascino del barocco che ha avuto negli ultimi anni ha influenzato molto, purtroppo, la maniera di eseguire
non solo Verdi, ma anche delle sinfonie di Beethoven. Quindi ci troviamo delle sinfonie di Beethoven magari che sembrano Couperin, oppure a me è capitato, senza fare nomi, di sentire per esempio un Rigoletto fatto molto bene, molto curato, si sentiva che c'era dietro una direzione molto valida, però io sono uscito dicendo: ho sentito il Rigoletto di Gioachino Rossini. Cioè era tutto volto alla leggerezza. La cosa bella della musica qual è? Che non è uno sport in cui uno arriva primo e l'altro arriva secondo. E quindi la musica è aperta a tante cose. Personalmente, io lo dico personalmente, un colore troppo chiaro in orchestra per Verdi non lo ritengo utilissimo in molte opere. Ma maestro Allemandi, lei quando è al podio e si gira verso la platea, se vede qualcuno che ha, non so, un numero, qualcuno che fischietta prima dell'inizio, non succede niente? No, non me ne può fregare di meno, però sono stato redarguito a Vienna negli anni 90, io non sapevo ancora di questa cosa del fischiare, è un periodo in cui lavoravo abbastanza a Vienna, e mi è capitato di zufolare andando in camerino, c'era un non so se un macchinista, un attrezzista, che proprio mi ha messo a tacere, perché cioè proprio non si fa di fischiare in pubblico, nel teatro non si fa. Credo che derivasse dal fatto degli incendi, forse, o no, che quando c'era un incendio... Sa Stefano questa cosa. Mi hai dato un assist, perché volevo parlarne di questa cosa, sono molto contento. È così? Sì, no, perché l'origine, praticamente un tempo manovrare le scene, i fondali, si mettevano i marinai. Marinai, pensa tu. Che comunicavano I cambi di scena, quale corda tirare, fischiando, coi fischi. Per cui è venuta fuori che non si poteva fischiare, perché se uno fischiava, questo quello ti tirava giù la scena. La scena sbagliata. Ho capito. Non sapevo il perché. Ho imparato qualcosa. Andrea, sapevo la storia del fiasco, il fiasco d'Arlecchino, quello, perché in tutto il mondo si utilizza il termine fiasco per parlare di un insuccesso, ed è dovuto al monologo di un famoso Arlecchino, stiamo parlando del Settecento, che era abituato a improvvisare in scena, e una sera uscì con un fiasco e iniziò a dialogare con questo fiasco, ma non ebbe successo, e da lì che si disse che l'insuccesso era il fiasco d'Arlecchino, che poi è rimasto solo il fiasco. Però è curiosa come questa ce la vendiamo subito. Esatto. Ce la vendiamo subito, Andrea. Allora, attenzione amici, quindi alle opere maledette e anche a come noi assistiamo alle opere e anche alla musica sinfonica. Non resta ora che attendere cosa diranno i nostri follower sui vari social, anzi noi daremo il report dei commenti nella prossima trasmissione e leggeremo i più curiosi. Scriveteci dunque su Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, dove sarà poi visibile anche il promo delle prossime trasmissioni. Prima di lasciarci, chiediamo ai nostri ospiti dove potremo applaudirli a breve, però. Quindi Antonello, cosa farà subito? Andrea, cosa faremo a breve, proprio brevissimo? E poi Stefano e Sara, ovviamente. Allora, brevissimo, come fanno nelle pubblicità quando parlano dei medicinali, che parlano velocissimi. da gennaio a giugno, Palm Beach, Carmen, Bohème, Dresda, Las Palmas, Manon Lescaut, Mefistofele a Budapest, Wiesbaden, Don Carlo e Tosca, Nancy. Questo nei primi 6 mesi, quindi tanta roba. Una galleria meravigliosa di opere che potremmo seguire. Recuperare da marzo 20 a marzo 21, ho avuto 52 recite cancellate, quindi c'è bisogno di recuperare. Recuperare, assolutamente. E Andrea Allemandi, ci vedremo sicuramente nelle Canarie per la Manon, perché seguo tutta la stagione a Las Palmas di Gran Canaria, al Teatro Perez Galdós, quindi ci rivedremo sicuramente lì. Io ovviamente non ho un carnet di questo tipo, però posso semplicemente dire che adesso il 20 di gennaio sarò a Bilbao per tenere una chiacchierata, una conferenza sulla Clemenza di Tito, che andrà in scena il giorno dopo. Questa è la mia attività per ora. In più c'è un progetto molto ambizioso per il 2023, anno in cui si celebra il centenario del Paese dei Campanelli, di cui sto curando la nuova drammaturgia. Ecco, quindi l'ho bravissimo, detto. Bravissimo. Ecco, Stefano e Sara, anche voi state preparando qualcosa per l'anno prossimo, un nuovo progetto, anche nella lirica, vero? Sì, noi avremo... Avremo sicuramente il festival dove canteremo Carmen come protagonisti, tutte e due, siamo in Svizzera sempre. Abbiamo i due singoli che usciranno fra
fra non molto, perché sono in lavorazione adesso, in registrazione adesso, sempre in Svizzera, ma saranno disponibili in tutti gli store, media store e quant'altro. E poi Stefano voleva... Poi io avrò anche uno stifelio a Dijon, ed è una Francia. Produzione molto bella che ho già visto a Strasburgo, e sarà molto impegnativa. L'ho già eseguito al Teatro Fenice di Venezia, però ovviamente stifelio non è mai una passeggiata per il tenore. È un'opera difficile, complimenti anche per questo. È un'opera molto difficile, molto grande, non ha proprio un'aria che conclude, quindi è cantare dall'inizio alla fine, bisogna rendere molto bene per uscire con i personaggi. E quindi volevamo dire a tutti E sapete tutti perché ovviamente si diceva merda, no? Sì, lo sappiamo. Allora, in realtà, sì, in realtà abbiamo sdoganato una parola maledetta del teatro. No, non è maledetta, questa porta bene, porta fortuna, porta bene. Meglio è, perché si diceva che nell'Ottocento, quando i signori scendevano dalle carrozze che erano portati da cavalli incredibili, cavalli chiaramente non controllavano determinate cose, quindi inciampavano in qualcosa, quindi portavano in teatro anche qualcosina di questi cavalli che portava fortuna, più c'era lo strascico delle dame, più pubblico c'era, e più altre cose arrivavano. Arrivavano. Bene, grazie ai nostri ospiti Andrea Merli e Antonello Allemandi, a voi amici che ci avete seguito qui a Casa Callas, con Stara e Stefano. Noi ci ritroviamo la prossima settimana per la puntata di Capodanno. Arrivederci a tutti, buone feste e soprattutto buona musica. Ciao, arrivederci. Auguri.